Io ho avuto modo di conoscere anche scienziati che hanno lavorato a bordo, cioè per retroingegnerizzare questi velivoli. No, assolutamente no. Perché non le possiamo fare? Che se le potessimo fare le useremmo già nelle guerre. Avere tecnologia nel nostro mondo significa potere. Non hanno No. loro le astronavi? No, non le possono fare. Non è che perché io do a un indigeno dell'Amazzonia un cellulare, quello perché ce l'ha in mano lo può rifare. Cioè, dietro un oggetto c'è tutta una filiera tecnologica. Non è che perché tu hai l'oggetto lo puoi replicare. Se ti mancano le strutture tecnologiche e la stessa produzione delle energie necessarie per realizzare quell'oggetto, tu ce l'hai, ma non ci puoi fare niente. Cash di persona no, però conosco il suo gruppo. Sì. Accesa era la pila, no? Sì, con il coso della CO2, eccetera, eccetera. No, con dei Superconduttore. magneti, con dei magneti, quindi riusciva ad avere l'elettricità Sì. all'infinito. E poi ci ha parlato delle sue tecnologie, della cattura di quel drone americano che hanno Sì, fatto sì, sì. loro, perché hanno E per questo non hanno una macchina, ha attaccato. trovato l'anti il sistema Sì. antigravitazionale, Quindi? quindi che lui si sposta Sì. e attraverso questo UFO, no? Hanno catturato anche questo Questo drone. drone e se lo sono portati giù. Sì, quindi la Quindi, domanda qual è, Fernando? no, ti sto dicendo, lui dice di aver fabbricato delle macchine antigravitazionali, di averle usate, Sì. e dice che lui, Bahr Hir, come iraniano, anche se non vive più là, Sì. ce l'ha, non la tecnologia, ma la macchina, quindi, e che la usano, che Sì. vanno in giro e che hanno anche catturato questo drone Sì, americano, se lo fece sono portato. scalpore la notizia, me la ricordo. Ecco, quindi. Hai detto che noi non abbiamo le tecnologie per fare delle Ma un macchine anti. conto, Fernando, no? Ti spiego. Allora, non è che perché tu c'hai l'UFO. Cioè, intanto bisogna capire che cos'è l'UFO. Se io prendo un'automobile modello T della Ford del 1920, che c'entra con una Lamborghini ultimo modello? Quindi non è che perché io ho fatto un oggetto antigravitazionale, quell'oggetto contiene in sé tutte le strutture necessarie per un viaggio cosmico. Chiaro? E poi, il problema non è la macchina, il problema è l'uomo. Cioè l'uomo è in grado di viaggiare nel cosmo, cioè ha l'uomo la scienza più importante del viaggio stellare, che non è l'astronave, la scienza più importante del viaggio stellare è la scienza medica, perché tu puoi lanciare un oggetto nel cosmo, ma devi mantenere in vita un uomo che deve fare la cacca, fare la pipì, mangiare, divertirsi, non impazzire perché vive in un ambiente angusto, cioè devi garantirgli la sopravvivenza all'andata e al ritorno. E noi ce l'abbiamo questa tecnologia? No. Primo. Secondo, non è che perché un indigeno ha l'automobile e poi entra nella strada, che non conosce il codice della strada, non sa come funziona. Strumento bellico, no? Come strumento bellico l'apparecchio di cache potrebbe anche funzionare, se lo sanno. Speriamo che non lo usino. No, non lo stanno usando, Non però. lo stanno usando. Il problema, Fernando, cioè vorrei tornare a focalizzare, noi non abbiamo bisogno di nuove tecnologie, noi abbiamo disperatamente bisogno di un uomo nuovo. Noi potremmo avere tutte le super tecnologie, ma se non c'è l'uomo nuovo, queste ci distruggeranno più velocemente. Una fonte pulita, inesauribile di energia, vuol dire consumi esasperati. Quindi bisogna uscire dalla logica consumistica, non ci serve l'energia pulita, ci serve una nuova testa, perché è questa che fa male. Chiaro? Cioè quello di focalizzare fuori dall'uomo il problema è un gravissimo errore che è comunque fatto dagli istituti di potere e da gente che finge di parlare di extraterrestri ma sono qui per manipolarci, che spostano sempre il problema dall'unica cosa che cambierebbe per sempre il mondo, cioè un uomo nuovo.
Ci vuole un uomo nuovo non tecnologico, non scientifico, ci vuole un nuovo uomo etico. Ci vuole un uomo cosciente delle leggi universali e che le rispetti. È inutile che Dio ci dice non uccidere e noi ci ammazziamo come i cani. È inutile che Cristo dice non rubate e noi rubiamo di tutto di più. Quindi il problema dell'umanità terrestre non è un problema tecnologico o scientifico. L'uomo ha un profondo problema etico che deve risolvere. Non c'è altra speranza. Non c'è scampo a questo. Quindi dobbiamo lasciare tutto, sospendere qualsiasi cosa e dedicarci con passione e con grandissimo sforzo a rinnovare noi stessi, se no non ne veniamo fuori. Non si può mettere la pistola caricata con le pallottole vere nelle mani di un bambino irresponsabile, che quello va in giro ad ammazzare, sparerà agli amichetti, alla mamma, al papà, perché non gli ha dato le caramelle. Quindi oggi noi abbiamo un uomo ignorante, pazzo, arrogante, crudele ed egoista che ha in mano le armi nucleari e un sistema produttivo che sta distruggendo la vita. Quindi noi abbiamo bisogno disperatamente dell'unica cosa che gli extraterrestri ci stanno dando, cioè nuovi strumenti di consapevolezza.